Sabato scorso, sulla suggestiva gradinata della chiesa parrocchiale di Varzo, ha preso il via la 28ª edizione dell'Ossola Guitar Festival. Il trio, costituito da Ashdi Abdo, Manuel Buda e Fabio Marconi, ha ammaliato il folto pubblico con un repertorio di brani medio orientali, composto e arrangiato in proprio. Le suggestioni musicali dei tre musicisti hanno efficacemente condotto gli spettatori in un viaggio virtuale tra i Balcani e il Caucaso, come una carovana che va verso est, passando per danze greche, che sanno forte di Turchia, klezmer di ebrei balcanici, versioni rom accelerate dei klezmer balcanici, taksim siriani e poi ballate curde in cui risuonano echi di Caucaso e Iran. Entusiastico il consenso del pubblico che ha trattenuto a lungo i musicisti con meritati applausi. Il festival, che da sempre si muove attraverso i vari generi musicali, toccando alcune tra le più belle location del territorio, farà tappa stasera nel parco di Villa Cesconi Renzi di Crivola d'Ossola, dove a salire sul palco itinerante saranno i noti argentini Lautaro Acosta al violino e Martin Trocozzo alla voce e alla chitarra, con un omaggio alla musica dell'Argentina, terra notoriamente ricca di folklore. Mercoledì 24 sarà invece Mergozzo ad ospitare un concerto dell'Ossola Guitar Festival. Nel porticato del Cappelle si esibirà il duo abruzzese formato dalla cantante Alessia Martegiani e dal chitarrista Maurizio Di Fulvio. Classical Italian Song and Latin Jazz è il titolo del programma, che preannuncia una serata all'insegna di passionali melodie. I concerti ad ingresso libero avranno inizio alle ore 21. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del festival, anche relativamente agli appuntamenti extra festival, alle apericene e alle passeggiate naturalistiche abbinate alle singole tappe musicali.